C'era una volta un leone che era solito passeggiare in prossimità di un piccolo paese. Un giorno incontrò un uomo che camminava lungo una stradina e i due si misero subito a discutere. «Ehi leone, cosa fai da queste parti?» chiese l'uomo. «Questo non è il tuo territorio». «E allora?» rispose il leone. «Io passeggio dove voglio». «Sì», replicò l'uomo. «L'importante è che non importuni nessuno». «Io faccio ciò che voglio», esclamò il leone. «Stai attento», suggerì l'uomo, «perché noi umani siamo molto più forti di voi leoni». «Io non penso», disse il leone alzando la criniera. I due continuavano a litigare e nessuno riusciva a spuntarla sull'altro. Ad un certo punto videro una stele che raffigurava un uomo che soffocava un leone. L'uomo la indicò immediatamente, dicendo: «Ora puoi vedere con i tuoi occhi chi è il più forte», e guardò compiaciuto il felino. Il leone non si fece minimamente scalfire e prontamente concluse: «Se i leoni sapessero scolpire, vedresti tanti uomini sotto un leone». E sorridendo se ne andò. L'uomo restò muto e riprese a camminare pensieroso. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che molti si vantano a parole di essere forti, ma spesso vengono smascherati dalla prova dei fatti. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.